i bambini stavano qua, si divertivano a pigliare la cannonata da infilarti. E poi una sera si sono rubati i cancelli di ferro che ci stava per andarsi la vita, due soldati dei bambini. Mi fanno passare le ore. Quei soldati si sono presi i cancelli di ferro, che stavano messi la mano. Diego, solo i documenti sono scritti alla chimica anche del Museo Nazionale di Napoli. Dire. Lei è uno storico, no? Un ricercatore storico, ma quindi io le faccio una domanda attuale. Cosa ne pensa lei della legge che lo Stato polacco ha posto per chiarire, per punire coloro i quali mi colpono i polacchi della Shoah ad Auschwitz? Hanno fatto una legge in Polonia per difendere la dignità dei polacchi. Sì. Ed estraniabili da quelli che sono gli aguzzini tedeschi nei confronti del mondo. Qual è il suo parere su questo provvedimento? Ma i polacchi hanno detto opportuno fare così. Cioè, io dico, i polacchi potevano o non sapevano che sul loro territorio c'erano i famosi campi di concentramento. Avevano o non avevano condizione di quello che stava succedendo? Se è per la legge, è giusto o sbagliata la legge? Se sia giusto o sbagliata la legge, facciamo gli stessi parole. Io so una cosa comunque, che il loro territorio in tempo di guerra non esisteva, perché il signore Adolf Hitler da una parte cominciò a conquistarsi. Dall'altro lato, per passare non è perseguita dall'altra, però la parola scopparve poi dalla carta giocata. Quindi la colpa sarà stata dei tedeschi, sarà stata polacca, qualcuno sicuramente la colpa è. Però che adesso loro facciano questa legge è una questione di tempo, secondo me. E loro hanno fatto una legge.